A Biancavilla ci sono alcune realtà importanti che meritano gli elogi di una comunità intera. Oggi vi voglio parlare dell'associazione Ricominciare, che nasce con un grande gruppo di volontari tra medici e donne operate al seno di Biancavilla. L'associazione vanta di tantissime attività organizzate e invita tutte le donne operate non a partecipare e associarsi. Tra le attività svolte in Villa delle Favare c'è un'attività particolare dove il corpo e la mente fanno da connubio speciale a chi ha bisogno di trovare benefici fisici e psichici, benefici di cui ci parla nei nostri microfoni di IVTV il maestro di Tai Chi Quan, Alberto Sapienza, dove entusiasta dà lezione a Biancavilla gratuitamente o perlomeno con un piccolo rimborso benzina. Il Tai Chi Quan è una disciplina marzialistica che nasce in Cina e fa parte del Kung Fu, arti marziali cinesi. È una disciplina interna, perciò lavora su determinati principi filosofici, sarebbero quelli del Tao, e lavora proprio sul andare a bilanciare continuamente la forza Yin e la forza Yang per avere un equilibrio e una stabilità all'interno del nostro corpo. Questo si riflette sia sotto l'aspetto fisico, mentale ed emozionale. Noi abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa perché il Tai Chi Quan, crediamo nelle potenzialità del Tai Chi Quan, perciò andare a dare la possibilità alle persone di migliorare il proprio stato di salute, di benessere, per noi è fondamentale. Tra gli obiettivi dell'associazione Ricominciare, oltre alla prevenzione e riabilitazione del post intervento dei malati al tumore al seno, sposa con molto entusiasmo la disciplina che propone l'associazione Arte e Filosofia Orientale, che collabora attivamente per la buona causa dell'associazione Ricominciare. A rappresentare l'associazione Claudia Cossu, socia fondatrice. La collaborazione appunto con Arti e Filosofie Orientali nasce proprio dai benefici che il Tai Chi Quan dà nel post intervento alle donne operate di tumore al seno. E quindi, siccome il nostro obiettivo, oltre a quello della prevenzione, è anche quello della riabilitazione nel post intervento, sia fisico che psichico, questa disciplina dà molti benefici nel post intervento. Ovviamente è aperta a tutti, non solo alle donne operate al seno, ma nasce principalmente per quello.